TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il giorno dopo il blitz della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto, tra gli altri, dell'assessore comunale Renato Boraso e all'avviso di garanzia nei confronti del sindaco Luigi Brugnaro, si va avanti all'indicazione data dal sindaco stesso agli esponenti della maggioranza comunale di centrodestra, convocati per un vertice questa mattina nella sede municipale di Mestre. Incontro al quale hanno preso parte gli assessori e i consiglieri comunali dei partiti Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Brugnaro, che sostengono il sindaco. Nel pomeriggio è prevista a Venezia la riunione del Consiglio Comunale, a cui però, stando a quanto si è appreso, non prenderà parte il primo cittadino, in quanto c'era già un ordine del giorno predefinito, lo riferisce l'ANSA. Cambiamo argomento. Le segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISL e UGL FNA hanno dichiarato la primazione di sciopero di 4 ore nel settore autoferrotranvieri e internavigatori per il giorno 18 luglio, cioè domani, da svolgersi secondo le fasce di garanzia, le modalità e le comunicazioni definite a livello territoriale. Nel veneziano l'astensione dal lavoro sarà dalle 19:31 alle 23:31. Questo perché riferiscono i predetti sindacati in una nota congiunta, la trattativa per il rinnovo del CCNL, autoferrotranvieri internavigatori, mobilità, trasporto pubblico locale, che per la prima volta ha avuto un tempestivo avvio, si è interrotta a causa dell'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali. Voltiamo pagina. La città metropolitana di Venezia, con la conclusione degli esami di maturità, ha avviato una serie di interventi di manutenzione nelle sedi degli istituti scolastici superiori del territorio. Si tratta di un intervento di 3.335.370 euro, suddivisi in lavori di edilizia nei plessi e nelle palestre delle scuole interessate. Gli interventi riguardano le ridipinture delle aule, riverniciature di pavimenti, oltre a sistemazione di bagni, aule, impianti elettrici, adeguamenti ristrutturali di ballatoi, sostituzione di finestre e porte rotte, manutenzione ordinaria di infissi. Il comune di Mirano si è dotato di un veicolo multispazio 100% elettrico in sostituzione di un vecchio mezzo diesel del 2001. Si tratta di un mezzo riconoscibile per la scritta appunto 100% elettrico, appositamente serigrafata sulle fiancate. Mezzo che verrà utilizzato per gli spostamenti del personale addetto alla manutenzione. La scelta di acquistare un veicolo di servizio a emissioni zero è in linea con l'obiettivo strategico, si legge in una nota del comune, di mettere al centro dell'azione amministrativa la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, e si affianca quindi a tutte le azioni in corso, tra queste l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia e gli interventi di efficientamento energetico. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.